Ciao ragazzi e bentornati su Accademia Surgical Team. Sono Federico e oggi ripartiremo con le lezioni di chirurgia generale, ripartendo dal colon retto. In questa prima lezione andremo a vedere brevemente anatomia e fisiologia dell'intestino grasso. L'intestino grasso è definito come la seconda parte del sistema digestivo, ovvero un viscere conformato ad arco esteso dalla valvola ileocecale al retto. Qui possiamo vedere i quadranti addominali occupati dall'intestino grasso, ovvero quasi tutti. Qui vediamo l'ipocondrio destro, l'ipocondrio sinistro, il fianco destro, il fianco sinistro, la fossa iliaca destra e la fossa iliaca sinistra. L'intestino grasso è diviso anatomicamente in 8 porzioni successive, ovvero il cieco, la prima parte, il colon ascendente e la flessura destra, il colon trasverso, la flessura sinistra, il colon discendente, il colon sigmoideo o sigma e la parte finale, ovvero il retto. L'intestino cieco o cieco è una breve estroflessione a fondo cieco in corrispondenza dello sbocco dell'ileo nel grasso, dovuto a uno sfiancamento della parete intestinale. Questo sbocco è controllato da una valvola, ovvero la valvola ileocecale, formata da due labbri che sporgono nel cieco e delimitano una fessura orizzontale, ovvero l'orifizio ileocecale. Di solito il cieco è localizzato in fossa iliaca destra, però in alcuni individui può trovarsi nel fianco destro o può discendere nella piccola pelvi, a seconda di quanto migri durante la vita embrionale. Dall'intestino cieco origina l'appendice o appendice vermiforme, ovvero una estroflessione sempre a fondo cieco che si diparte dalla parete mediale del cieco, è una mucosa ricca di follicoli linfatici e sede di ristagni di concrezioni fecali o coproliti che possono provocare infiammazione. Inoltre ha un'ampia variabilità anatomica, infatti come vediamo può dirigersi in alto, in basso, lateralmente o medialmente, determinando l'insorgenza di sintomatologie diverse in caso di appendicite. Saliamo verso il colon ascendente, che è un viscere che decorre quasi verticalmente dal cieco alla flessura colica destra, occupando i quadranti addominali di destra, dalla fossa iliaca all'ipocondrio. È intraperitoneale, fissato alla parete laterale destra dell'addome dalla fascia vascolare di Tolt, ovvero questa qui. E il segmento compreso tra il tratto ascendente e il trasverso è detto flessura colica destra. Il colon trasverso è posto inferiormente al grande omento e allo stomaco e davanti al duodeno, corrisponde al mesogastrio e all'ipocondrio sinistro. Il grande omento ci passa davanti fissandosi grazie al legamento gastrocolico. È un viscere intraperitoneale e connesso alla parete addominale posteriore dal mesocolon trasverso. Il segmento del colon compreso tra il trasverso e il tratto discendente è chiamato flessura colica sinistra. Il colon discendente attraversa la regione addominale laterale sinistra dall'alto verso il basso ed è ricoperto dalla matassa intestinale. È intraperitoneale, fissato alla parete laterale sinistra dell'addome, anche questo dalla fascia vascolare di Tolt. Il colon sigmoideo o colon iliopelvico o sigma è situato nella piccola pelvi e decorre dalla cresta iliaca sinistra al margine mediale dello psoas fino a continuare con l'intestino retto. Si tratta di un viscere fisso dotato di un suo meso, ovvero il mesocolon sigmoideo. L'intestino retto origina nella piccola pelvi e prosegue attraverso il perineo posteriore. È distinto in una parte pelvica o ampolla rettale e una parte perineale o canale anale. Il limite è costituito dall'inserzione del muscolo elevatore dell'ano, questo qui. Nel maschio è il rapporto con la prostata e la vescica, nella femmina con la vescica, l'utero e la vagina. Adesso andiamo a rivedere i rapporti tra l'intestino grasso e i visceri adiacenti, cominciando dal colon ascendente, che è il rapporto con la parete addominale anteriore, alcuni muscoli come l'iliaco, il trasverso dell'addome e il quadrato dei lombi, il rene destro, il lobo destro del fegato, lo psoas e l'uretere. Il colon trasverso, invece, è il rapporto con il diaframma, la parete addominale anteriore, il rene destro, il duodeno,
la testa del pancreas, il rene sinistro posteriormente, il lobo epatico destro, la colecisti, il corpo e la grande curvatura dello stomaco superiormente. Invece il colon discendente è il rapporto con i muscoli quadrato dei lombi e trasverso posteriormente, la parete laterale dell'addome lateralmente e il rene sinistro medialmente. Adesso andiamo a vedere la vascolarizzazione dell'intestino grasso, cominciando dal ceco, che è vascolarizzato dall'arteria ileocolica, ramo della mesenterica superiore, che vediamo qui. Il colon ascendente, due terzi del trasverso, sempre dalla mesenterica superiore. Invece il terzo finale del trasverso, il colon discendente e il sigma sono vascolarizzati dall'arteria mesenterica inferiore, che è qui in basso. Il retto invece è vascolarizzato dalle arterie rettali superiore, media e inferiore. Queste qui. La superiore è un ramo della mesenterica inferiore. La media e l'inferiore invece sono dei rami dell'iliaca interna. Qui vediamo meglio i territori di vascolarizzazione, in particolare la mesenterica superiore e il punto di Cannon-Böhm, ovvero la zona di transizione tra la porzione vascolarizzata dalla mesenterica superiore e quella vascolarizzata dalla mesenterica inferiore. Mesenterica superiore in viola, mesenterica inferiore in blu. Il ritorno venoso per certi versi ricalca le arterie, quindi ceco e colon riceveranno le vene mesenterica superiore e vena mesenterica inferiore. Il retto invece riceve le vene rettali superiore, media e inferiore. La superiore è tributaria della vena porta, la media e l'inferiore tributarie dell'iliaca comune. Adesso diamo uno sguardo all'anatomia microscopica. Nella parete del colon, la muscolatura liscia si addensa in tre cordoni principali, detti tenie. Le tenie si continuano dall'appendice al sigma mentre scompaiono nel retto. Lungo il canale anale sono presenti anche addensamenti di muscolatura liscia circonferenziale che creano delle creste utilizzate come sfinteri. La parete ha una morfologia a globi estroflessi, detti austri, separati da solchi, detti claustri. Il colon, inoltre, nella parete presenta dei follicoli linfatici. La mucosa è sprovvista di villi, ma presenta delle ghiandole tubulari che producono enzimi intestinali deputati alla digestione dei peptidi, che sboccano in corrispondenza di fossette coliche o cripte. Adesso diamo uno sguardo alla fisiologia. L'intestino grasso ha principalmente tre funzioni: riassorbimento di acqua e sali minerali dal bolo alimentare, elaborazione del materiale fecale e organizzazione della sua evacuazione. Per quanto riguarda la prima funzione, il colon dei 1500 ml di acqua che riceve al giorno ne elimina solo 150 sotto forma di feci, tutto il resto lo riassorbe. La motilità del colon, invece, è divisa in attività fasica e attività propulsiva. L'attività fasica o segmentazione coinvolge la muscolatura circolare e permette di rimescolare il cibo. L'attività propulsiva, invece, o peristalsi, coinvolge la muscolatura circolare e longitudinale e permette di spingere il materiale lungo il canale digerente. Cominciamo a vedere la peristalsi. Qui vediamo il bolo alimentare all'interno del colon e i due strati di muscolatura, longitudinale e circolare. Inizialmente si ha una contrazione della muscolatura circolare dietro al bolo alimentare. Dopodiché si contrae la muscolatura longitudinale davanti al bolo, iniziando a farlo progredire. Ma la spinta finale la dà la muscolatura circolare, che si contrae una seconda volta facendo progredire il bolo. Invece adesso vediamo come funziona la segmentazione. Anche qui vediamo il bolo e i due strati di muscolatura, solo che stavolta si contrae solo la muscolatura circolare. E qui vediamo la muscolatura circolare che si contrae, mentre la muscolatura longitudinale rimane rilassata, portando così alla frammentazione del bolo alimentare. Finché la muscolatura non si rilascia, e qui vediamo il bolo alimentare frammentato. La motilità intestinale viene controllata in parte da un sistema neuronale, intrinseco ed estrinseco, e in parte dal sistema ormonale.
Il sistema nervoso estrinseco è rappresentato dal sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico. Il simpatico rilascia noradrenalina con ruolo inibitorio e ha gangli nei plessi celiaco e mesenterici. Il parasimpatico, invece, rilascia acetilcolina con ruolo eccitatorio mediante fibre nei nervi vago e pelvici. Il sistema nervoso intrinseco o neuroentetico è localizzato in due strati concentrici che controllano la motilità dei due strati muscolari: il plesso sottomucoso o neuroenterico o plesso di Meissner, con funzione di regolazione sulla secrezione ghiandolare e di controllo del grado di contrazione locale della muscolatura sottomucosa, come le plicature, e il plesso mioenterico di Auerbach, tra la muscolatura longitudinale e quella circolare, con funzione di regolazione della contrazione della tonaca muscolare. Qui possiamo rivedere in uno spaccato 3D i plessi di Meissner e di Auerbach. Gli ormoni esercitano un ruolo secondario. Quelli che hanno effetti sulla motilità sono principalmente l'acetilcolina e la serotonina, che ne aumentano la motilità, mentre la noradrenalina e gli oppioidi riducono la motilità. E questi sono i rapporti tra regolazione estrinseca e regolazione intrinseca. E per questo è tutto. Come sempre seguiteci su YouTube, su Instagram e su Facebook per non perdervi tutte le nostre iniziative e ci vediamo alla prossima lezione, alla quale parleremo di patologie e trattamento. A presto!